Amici che sognano i Caraibi, benvenuti in questo nuovo video nel quale vi vado a presentare tre ricette venezuelane davvero davvero buone che ho imparato stando qui. La prima, che è diciamo classica della loro colazione, infatti tutti i venezuelani fanno questa colazione, come dire, rustica, perché tra il dolce e il salato, che è l'empanada. È fatta con la stessa farina, la harina pan, quella che serve per fare le arepa, che sono alla base, questa farina è proprio alla base della loro alimentazione. In Italia si può trovare sia nella parte etnica dei grandi supermercati tipo il Conad, eccetera, ma anche in tanti supermercatini piccolini che ormai stanno aprendo dappertutto in Italia. Gli ingredienti per fare la massa, quindi l'impasto dell'empanada, sono appunto la harina pan, che è questa farina di mais, è diversa dalla farina di mais che serve per fare la polenta, quindi non vi servirà. Un poco di farina di grano normale, la farina bianca 00, zucchero e sale, questo servirà per fare la massa. Invece per riempirla si può riempire con quello che volete. Qua c'è un po' di salumi e formaggi, che sono il classico, anche se la classica empanada è solo con formaggio, con queso duro llanero, che è un formaggio salato però abbastanza, come si dice, ricco di siero, di liquido, quindi si scioglie. Però noi ci mettiamo anche qualche salume, altri ci mettono dentro anche la carne mecciata, che è una sorta di carne stufata, fagioli, platano, eccetera, cioè ci mettono quello che vogliono loro dentro. Andiamo subito quindi a fare la massa. Per farne all'incirca 5 ci serviranno 200 grammi di farina di mais, questa farina pan. E adesso vi sto dando il peso e tutte le informazioni, ma generalmente il venezuelano non gli interessa, fa tutto ad occhio a come viene. Al quale aggiungiamo 50 grammi di farina di grano, farina 00, quindi sono circa 2 cucchiai. Zucchero una trentina di grammi, quindi penso un solo cucchiaio, e un po' di sale a piacimento. Ci mettiamo un po' di sale per dargli quel sapore in più. Adesso, per vedere come la massa viene, il venezuelano, alcuni si regolano, perché vi ho detto che fanno ad occhio, mettono prima l'acqua e poi ci aggiungono la farina all'interno, altri invece fanno al contrario. Logicamente io farò così perché mi sembra più logico, e aggiungiamo poco a poco l'acqua. Considerate che ve ne serve abbastanza, perché la farina di mais, questa qua precosida, assorbe molta acqua. Facciamo questo movimento dal basso verso l'alto, vedete, la dobbiamo ammassare così, vedete come viene bella liscia. Quando ha raggiunto più o meno questa consistenza, che non è né troppo liquida né troppo dura, ma tipo plastilina, esattamente questa consistenza tipo plastilina, la lasciamo a riposare 10-15 minuti, la lasciamo così a riposare. Nel frattempo ci tagliamo tutti gli affettati, tutto quello che ci dobbiamo mettere dentro. Ho tagliato tutti i salumi e i formaggi, guardate che belli. Voi ci potete mettere quello che volete, che più vi piace in Italia, se lo andate a rifare. Mettiamo l'olio a riscaldare. Per dare la forma prendiamo della plastica, una busta di plastica, ci mettiamo un po' d'olio, poco poco d'olio. Quindi prendiamo una bella palla del nostro impasto, facciamo una pallina così e la schiacciamo sulla busta. Deve essere abbastanza sottile, dobbiamo farla il più sottile che possiamo, così. Deve raggiungere più o meno questo tipo di spessore, vedete, un 5 mm, quanto può essere? 3-5 mm, questo spessore. E ci possiamo schiattare dentro l'imbottitura. Ci metto un pezzo di formaggio e prosciutto, la facciamo classica la prima, prosciutto ahumado. Poi alziamo con la busta e chiudiamo e schiacciamo i bordi. Se volete, per dargli la forma più bella proprio a sofficino, prendete una ciotola, tac, guarda là, guarda che impanata professional, hop, guardate che professionalità. Ecco qua. Facciamo a volo un'altra con salame piccante, questo qua peperoni, questo è importato direttamente dall'America, vedete questo qua rosso, e queso mozzarella, abbondante queso mozzarella. E la chiudiamo. Guarda qua che impanata grassa e bella. Qua. Spettacolo. Eccole qua, guardate che spettacolo. Posso aprirmi un chiosco de empanadas? Vi ho fatto una bellezza ste empanadas. E adesso, vicino all'empanada, solitamente il venezuelano si beve una bella malta fredda, ma a me non mi piace neanche tanto la malta, ha un sapore particolare. Quindi ci facciamo un ugo de lecciosa. Guardate qua com'è bella sta mezza papaya. Ugo de lecciosa, che alla fine è un frullato di frutto, un frullato di papaya. Ah. Allora, in generale l'empanada si mangia
mordendo un angolo e soffiando dentro per far uscire tutto il vapore, tutto il fumo e il calore. Ma le ho fatte da un po', mentre ho pulito tutto, quindi le taglio a metà per farvi vedere bene come vengono. Eccole qua, tiè. Guarda che bella, ma sembra un sofficino. Spettacularis. Tagliamo anche questa qua col salame. Guarda pure questa, guarda. Perché ognuna è con un insaccato e un formaggio differente. Guarda qua il formaggio come cola. Vi do un morso, ma tanto già so che è spettacularis. Un bel sorso di papaya frullata. E adesso andiamo a preparare la prossima ricetta. I cacito di jamón e queso. E adesso andiamo a preparare appunto i cacito de jamón e queso. Ci mettiamo anche un po' di formaggio dentro. Per fare questa ricetta, opela, ci serviranno 250 ml di latte intero, 50 ml di acqua, 100 g di burro fuso, 100 g di zucchero, 650 g di farina, 2 uova, lievito, io ho questo qua istantaneo, il lievito diciamo in polvere, però se avete il lievito di birra va bene uguale, e sale, il sale poi lo aggiungiamo come preferiamo. Come prima cosa aggiungiamo il latte tiepidino, l'acqua, 2 cucchiai di zucchero che sono appunto all'incirca 100 grammi e all'incirca un cucchiaino di questo lievito. Volendo possiamo iniziare anche ad aggiungere un cucchiaio della farina. Mescoliamo ben bene fino a quando il lievito logicamente non si scioglie. Lasciamo riposare un 5-10 minuti. Una volta riposato, quando vedete che inizia a fare le bollicine questo liquido, significa che appunto il lievito si è attivato e vivo, possiamo iniziare a fare la massa effettivamente, l'impasto. Quindi mettiamo i 650 g di farina. Tac, lo mettiamo nell'impastatrice, potete impastare a mano benissimamente, ma mi sono comprato l'impastatrice, fatemi usare l'impastatrice. Ci verso dentro latte, acqua, zucchero e lievito. Mentre va l'impastatrice ci buttiamo dentro 2 ovetti. Uno e 2. Quando la massa si compatta aggiungiamo il sale e il burro. Lo lasciamo lavorare. Quando l'impasto avrà riassorbito il burro, e lo vedete così bello elastico, vedete? È bello ammassante, non si attacca alle pareti della ciotola. Spegniamo e finiamo la lavorazione a mano. Oppa! Spegniamo la palletta e la lavoriamo un po' a mano, facciamo qualche piega a mano. Una volta che la massa diventa così bella liscia, che non attacca, vedete? Te la sei riuscita a lavorare, va avanti e indietro senza attaccare né sul piano né sulla mano, una bella massa liscia, significa che è pronta. Ce la possiamo dividere in due, ce la dividiamo in due per tenere le porzioni, per fare più semplice la quantità. Tipo, riusciremo più o meno con questo a farne 16. Quindi ce la dividiamo in due pallotte. Le copriamo poi con un bel foglio di pellicola trasparente e le lasciamo lievitare per un paio di ore a temperatura ambiente. Oppala! Eccola, guardate che bella, guardate come è lievitata. Wow! Ha più che duplicato il suo volume. Per stenderla prendiamo un po' di burro, mantequilla, quello che volete, margarina, lo spalmiamo su un piano pulito, lo spalmiamo ben bene. Io odio la margarina, però è la base della loro cucina anche questa. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la massa, l'impasto, giriamo così, si dovrebbe staccare da solo. Oppala, guardate che bello! E lo stendiamo. Diamo una forma bella rotonda, lo stendiamo con le mani. Adesso con un tagliapizza, un coltello, quello che avete a casa, lo dividiamo in 8 parti. Quindi proviamo ad essere abbastanza precisi. Più o meno. Diciamo ce n'è qualcuno un po' più grande di un altro, però. Ci arrangiamo. Adesso vi mostro come si arma uno. Allora, prendiamo un triangolino,
lo stendiamo così, tiriamo la parte di dietro, tiriamo i due lati, lo dobbiamo stendere, stendere anche la fine, lo stendiamo bene bene, guardate che bello, e ci mettiamo il ripieno che deve stare qua al centro. Io ho tagliato un po' di prosciutto affumicato, loro hanno l'amon ahumado, come lo chiamano loro, eccolo qui, e ci aggiungo anche un po' di formaggio, guardate che bello, che buono. Come si fa? Si prendono prima i due angoli e si chiudono sopra, così, vedete i due angoli, li chiudi sopra così, e poi te lo tiri, deve essere abbastanza elastica la massa, vedi? Tu poco a poco che te lo tiri, vai avanti, prima da un lato e poi dall'altro. Oppa là. E più o meno, eccolo fatto, eccolo qua. Tiè. Una teglia, metto un po' di carta forno sulla base, perché è sempre meglio, e ce lo inizio a schiaffare sopra il primo. Adesso mi faccio gli altri, ne voglio fare qualcuno anche col salame, vediamo come viene. Per farvi vedere come ne faccio un altro, adesso che si è liberato un po' di spazio, vedete, metti la punta e te lo tiri, perché deve essere abbastanza elastico. Tiri, tiri, allarghi gli angoli, allarghi qua, eppure qua, guarda come deve essere bella elastica questa massa, vedi questo impasto, vedete come deve essere bello largo? Oh, si allarga con le mani. Chiudiamo i bordi. Come vedete. Mentre avvolgiamo, dobbiamo tirare verso di noi. Vedete? Tanto la massa si allunga, l'impasto si allunga. E facciamo sempre questo avanti e dietro, destra, sinistra. Eccolo fatto. Vedete? Wow. Bellino. Non si devono lasciare lievitare né niente. Adesso non c'ho il pennellino, quindi lo faccio a mano. Spennello con un po' d'uovo. Op, op, li spennelliamo tutti quanti con un po' d'uovo a mano, semplicemente così. Ah. Li mettiamo in forno a 150 gradi per 30 minuti, fino a quando non sono belli dorati. Ed eccoli qua, belli, pronti, lucidi. Per essere la prima volta che li faccio, ho seguito bene bene la ricetta. Sono venuti in sfizio, sono venuti bellini, guardate qua che spettacolo. Sti cacito amon e queso, cacito venezuelano. Prendiamone uno, lo spacchiamo. Oh, spettacolo, bello proprio. Diamo un assaggino. Wow. Buonissimo, proprio come nelle panaderie qua, buonissimo, con un bel bicchiere di Coca-Cola super frizzantosa, ghiacciata, perché il refresco in Venezuela è base. Fatemi sapere se la rifate la ricetta, e adesso andiamo con l'ultimo, diciamo, piatto da sfizio venezuelano, il tequeño. Ed eccoci qua all'ultima ricetta, i tequeño. L'impasto è abbastanza simile a quello dei cacito che abbiamo appena fatto. Ci serviranno 550 g di farina bianca, 150 ml di acqua o latte, io metto il latte perché è più bello, 50 g di burro, 2 uova, un poco di lievito istantaneo, se volete potete anche non mettercelo, io ce lo metto per dare più morbidezza all'impasto, un cucchiaio di zucchero e un pochino di sale. Praticamente poi lo possiamo imbottire. In generale il tequeño è solamente con una barra di formaggio nel mezzo, quindi utilizzo questo formaggio qui, però a me piace metterci anche un salume, quindi ci metterò un poco di salame piccante, un poco di salame normale. E iniziamo a fare la massa, che è molto semplice. Prendiamo il latte o l'acqua, il poco di lievito, un cucchiaio di zucchero e l'amatissima mantequilla. Oppala! Anche le due uova. Potete farla a mano, non c'è nessun problema, però io devo usare l'impastatrice, ma la so comprata. E quindi iniziamo ad impastare la parte liquida. Poco a poco aggiungiamo la farina. Una volta che hai raggiunto questa bella consistenza, è una massa che non si attacca alle mani, comunque ne facciamo una bella pallottola
e la avvolgiamo dentro alla pellicola trasparente, mettendola a temperatura ambiente o se volete anche in frigo, deve maturare, non deve lievitare, per appena 20-30 minuti. Ottenuta la nostra pallotta, ci vediamo tra 30 minuti. Il nostro impasto ha riposato, adesso ci andiamo a tagliare il formaggio. Deve essere un formaggio abbastanza duro, questo è un formaggio semi duro, è fresco, vedete perché è bello umido, però è consistente. Ci serviranno delle barrette di formaggio di queste dimensioni, di questo spessore più o meno, e eccole qua, devono essere così, vedete? Ed eccole qua, ognuno di questo sarà un tichegnozzo. Spargiamo un po' di farina, giusto perché non si attacchi troppo. E la dividerei in due, perché è abbastanza. La specchiamo a metà. Gli dobbiamo dare una forma più o meno rettangolare, vedete? Così, rettangolare. Estendiamo con un mattarello. Quando abbiamo ottenuto, vedete, un impasto abbastanza sottile, non deve essere troppo spesso, perché così sentiamo meglio il ripieno, lo andiamo a tagliare in striscioline. Questa casomai la togliamo dopo, la impastiamo di nuovo. Striscioline più o meno tutte uguali di questa dimensione, vedete? Faccio vedere giusto come se ne fa uno, adesso venite a vedere la manualità. Prendiamo una barra di formaggio, una barretta di formaggio, si avvolge prima per lungo e poi si tira e si avvolge per largo, sovrapponendo sempre il bordo, un po' il bordo di quello di dopo su quello di prima, vedete? Ed ecco pronto il tequeño. Lo giriamo un poco schiacciandolo tra le mani ed eccolo qua, vedete? Wow, guarda che spettacolino, è un tequeñozzo. Adesso lo devo fare con tutti quanti, devo ripetere lo stesso procedimento tutte le varie volte e ce li friggiamo. Un'altra tecnica per avvolgere velocemente il tequeño è anche questa. Prendete la vostra striscia di impasto, la stendete sul piano da lavoro, prendete il formaggio, questa volta l'ho avvolto anche nel salame, facciamo questo, vedete? Prima il movimento in verticale, se non volete farlo in mano perché può essere un po' più difficile, e poi avvolgiamo così. Lo avvolgiamo nella massa, tirando, vedete? Eccolo qua. Perché questo, essendo molto burroso, rimane attaccato. Quindi possiamo avvolgerlo poco a poco. Ed eccolo qua. Vedete che bel tequeñino? Fate un'ultima passata così, in modo che si sigillano i bordi. Ed eccolo qua. Tequeño con salame, veloce e fatto. Questi sono quelli là tutti a formaggio, questi altri quali farò col salame. Penso che l'olio è caldo, possiamo iniziare a friggere. Eccoli qua, li ho finiti praticamente, guardate che belli, guardate che bel risultato. Sono spettacolari, sono bellissimi. Questi qua li giro, questi qua sono gli ultimi, sono quelli là col salame. Giro un attimo, si devono fare belli dorati. Logicamente un po' di formaggio uscirà sempre. Però andiamone a provare uno. Proviamo questo. Ve lo apro davanti. Guardate che bello. E questo è il tequeño. E questa massa, diciamo, semidolce. Uno spettacolo. Questo si bagna anche nel ketchup, nella maionese, nelle varie salse che utilizzano loro. Uno spettacolo. Voi potete farlo con un auricchio, con un asiago, un formaggio che più vi piace. Comunque raga, queste erano tre ricette abbastanza veloci, simpatiche, buone, che preparano spesso qua in Venezuela, che sono alla base della loro alimentazione. Come vedete è tutto molto grasso, fritto, burro, mantequilla e quindi è abbastanza pesante. Però loro la mangiano quasi quotidianamente questo cibo. Voi fatemi sapere, vi ho lasciato anche tutti i dettagli delle varie ricette, fatemi sapere se le fate, magari taggatemi su Instagram se pubblicate una foto, una storia. Così vengo a vedere come è venuto. Io vi consiglio di provarli almeno una volta perché sono veramente buoni. E vi ricordo che se volete venire qua sull'isola a provarli di persona, non dimenticate di visitare il link che trovate sotto nel mio sito sognandicaraibi.com. Ciao ciao!